nuovo video. Io sono l'Ale e andiamo avanti con i nostri video. Spero che il bitrate funzioni. Vediamo un po'. Allora, volevo commentare un articolo che ho letto, tra l'altro scritto da dei tedeschi, e un resoconto del Süddeutsche sulla Germania. Ne parlo del primo pezzo oggi, perché veramente tradurlo tutto, capirlo un po', è stato molto complicato, parlo per me. Poi se voi siete dei provetti e capite il tedesco e siete bravissimi, mi tolgo il cappello. Bravi. Adesso devo aspettare anche che arrivi la prima persona ad ascoltarmi, oppure posso iniziare, anche perché oggi non ho molto tempo, voglio accelerare. Ma per carattere sono una persona che, cioè, le cose non vanno mai velocemente abbastanza per me. Allora, questo articolo parlava della situazione in Germania per quanto riguarda il reddito, e si parla di reddito lordo. Ci sono delle persone che guadagnano al massimo 2.284 euro. Questo ancora prima delle detrazioni, e ce ne sono di detrazione perché dipende dalla fascia di reddito. Ci sono 6 classi di tasse in Germania, e adesso ci sono praticamente 4 milioni di lavoratori che non hanno una buona situazione. Anche quando andranno in pensione saranno un po' nei casini. Praticamente uno su 5 avrà molte soddisfazioni da vecchio, probabilmente me compresa, ma quello fa anche parte del fatto che col cazzo che abbiamo ottenuto la parità noi donne. E tutta gente che lavora a tempo pieno, come faccio io. Quindi poi dovete tenere conto che ci sono delle zone dove gli affitti sono più alti. Colonia, diciamo che è a metà strada, non è la più cara in assoluto, non fa neanche così schifo, però insomma io mi sono in un posto molto piccolo, dove sarebbe veramente un appartamento per uno, dove viviamo in due, quindi rientriamo nelle spese. Stavamo anche pensando di trasferirci, ma veramente un po' per problemi nostri di stress, perché io non avevo tempo, un po' perché comunque prima di fare una cosa faccio anche un po' di conti, abbiamo visto che non ci conveniva, quindi abbiamo lasciato perdere. Trasferirci lo faremo in un altro momento, e poi è anche venuto un altro fattore che secondo me bisogna prendere in considerazione, perché le cose non vanno fatte così, vanno fatte pensandoci. Cioè, qua è venuta l'alluvione, Colonia è stata danneggiata, non tantissimo, siamo stati anche relativamente fortunati, perché per esempio dove vivo io non è successo assolutamente nulla, però ci sono state delle altre zone che sono state coinvolte, e quindi bisognerebbe trovare un appartamento non troppo lontano da dove lavora il mio uomo. Per me è abbastanza indifferente, perché faccio l'home office e spero di fare l'home office sempre, e che non sia in una zona dove può arrivare l'alluvione, perché se ti entra l'acqua in casa, cioè, sono quei cazzi. Comunque c'erano state tante cantine riempite, infatti venivano chiamati sempre i vigili del fuoco, e sembravamo in una città militarizzata, perché c'erano questi vigili del fuoco sempre chiamati e arrivavano per svuotare le cantine. Poi
Diciamo che la situazione è migliore per chi lavora per lo Stato, quindi insegnanti che lavorano per lo Stato, magari ci sono anche quelli che vengono chiamati Beamter, che sarebbero anche per esempio, io credo, i poliziotti. Certamente chi lavora in banca o una casa automobilistica guadagna di più. Il problema sta anche nella gastronomia, dove la situazione non sempre buona, e anche nell'agricoltura, leggevo in questo articolo, addirittura uno ogni due in agricoltura sta messo un po' così. La logistica, posso dirvelo per esperienza personale, forse non andate a lavorare in logistica in Germania perché è veramente mal pagato, almeno per quella che riguarda la mia situazione, per quello che riguarda questo land. In più, quando nel settore della logistica, appena c'è un filino di crisi, fanno la cosa di iniziare a licenziare tutto l'ufficio, almeno per quello che riguarda la mia esperienza. Cioè, se tu sei in prova, hanno licenziato tutto l'ufficio, eravamo in 8 e hanno iniziato a licenziare questo, quest'altro, quest'altro ancora, gente che gli stava finendo il contratto, non l'hanno rinnovato, gente che era in formazione all'inizio, gli hanno detto ciao. Per cui, sicuramente la situazione può essere anche peggiore in Italia, questo io non lo so, dovete dirmelo voi, perché io sono da tanto tanto tempo che non vivo più in Italia e cerco di chiedere il meno possibile ai miei amici per non stressarli, francamente. C'è scritto che gli accademici restano raramente sotto il limite salariale. Io sono riuscita a fare anche questo perché ho un dottorato assolutamente non spendibile in Germania, quindi è vero, cioè un ETER mi ha detto che la mia laurea non mi serve a niente, quella su e giù. Grazie che me lo ricordi, sei proprio sensibile, però hai ragione, è vero. Non ti darò mai la soddisfazione di mettermi a piangere davanti a te, caro iter cattolico. Però vabbè, tra l'altro si dice che una donna su quattro lavori con uno stipendio magro, quando in realtà per gli uomini è tipo 1 su 6, quindi la parità di genere non l'abbiamo raggiunta neanche in Germania. Togliamoci questa illusione. Quando qualcuno parla di parità di genere, secondo me non l'abbiamo raggiunta nel mondo. Cioè, forse solo in Islanda, ma è non lo so, un paese di 300.000 abitanti, dove appunto iniziano con la pedagogia da piccoli a fargli capire un pochino cosa significa essere una donna. Cioè, ho visto proprio un programma dove facevano giocare i bambini con qualunque altra cosa, con giocattoli maschili e femminili, se possiamo catalogarli così, ed è un programma che hanno fatto partire per cercare di non lasciare nessuno indietro, no? Non fare differenze di nessun tipo, però una cosa del genere è organizzabile in un paese piccolo, io non so se sia possibile attualizzarlo dappertutto. Qua dicono addirittura che il corona potrebbe avere delle conseguenze del tipo aumentare la percentuale di lavoratori mal pagati. Quindi, pensiamole un po' le cose. C'è anche scritto nell'articolo che ci sono però alcune tendenze positive, quindi cioè, non dico solo male. Può essere che anche il corona porti in futuro delle tendenze positive. Miracoli ci sono, un italiano aveva perso l'Australian Open, Djokovic viene mandato via proprio col foglio di via, calci nelle chiappe dall'Australia, perché l'Australia è un posto dove il no vuol dire no, non ci sono sinonimi, non ci sono eccezioni, no e no, e se dicono di no ti cacciano, anche se sei Novak, e niente.
È interessante questo posto. Va bene, io sono 10 minuti che faccio questo video, direi che potrei concludere qui perché tanto oggi ho molto altro da fare. Vi mando un bacio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!